Si dice che è uno dei pochi esempi quello che è stato inaugurato questa mattina in Toscana. Sì, in effetti penso che è la prima velostazione, diciamo, automatizzata oltretutto che abbiamo in Toscana, perché altre realtà non sono a questo livello e ce ne sono pochissime. E questa è una, diciamo, prospettiva delle strutture molto importanti per chi va in bici, perché dà una sicurezza anche a chi lascia la bici e può andare per la città. Non solo, è un esempio di intermodalità fra bici e treno, perché proprio piazzata davanti alla stazione ferroviaria permette di lasciare la bici e prendere il treno. Questo è un altro punto di forza di questa velostazione. Beh, un servizio importante, perché chi si serve della bicicletta per muoversi spesso ha difficoltà a parcheggiare in sicurezza e a lasciare in sicurezza un mezzo che oggi ha raggiunto anche dei costi non secondari, quindi è sempre più difficile lasciarlo in un posto semplicemente con un lucchetto. Questo dà una bella risposta, perché ci sono 45 posti che costano praticamente nulla, mezzo caffè a ingresso, dove l'utente della strada in bicicletta, anche in bicicletta elettrica, la può lasciare per tutto il tempo che gli serve. È attrezzato anche con dei locker dove si può mettere, lasciare la batteria in ricarica o anche il telefonino, e quindi direi che è un servizio moderno, apprendo che è uno dei pochi in Toscana, forse l'unico di questo tipo. Firenze, città metropolitana, ce l'ha ma è libero, questo invece è sotto chiave ed è a pagamento, che secondo me ne garantisce in qualche maniera la durabilità ed è una bella risposta per il mondo del ciclismo. Io raccontavo prima che qui, quando c'erano le rastrelliere negli anni 2000, io ero pendolare, mi muovevo con la bicicletta da casa alla stazione, me ne hanno rubate due di biciclette di pochissimo valore, però insomma, se poi non sai se la ritrovi quando torni non è mai piacevole. Questa è una risposta in quel senso. È una offerta che si aggiunge, perché veramente noi gestiamo già il bike sharing, la bicicletta in condivisione, e mancava l'altra parte di coloro che la bicicletta ce l'hanno e vogliono metterla in un posto comodo e sicuro. Quella della velostazione qua, proprio alla stazione di Arezzo, è l'offerta che mancava, quindi l'amministrazione comunale e noi dell'ATA, ma abbiamo pensato a questo servizio, che è un servizio facilmente utilizzabile. Basterà prendere una tesserina alla Tampoint qua vicino, il costo è di 15 euro per 30 ingressi, quindi assolutamente gestibile. Tu hai la possibilità, entri, ricoveri la tua bicicletta nei 44 posti che sono all'interno, in uno di quelli, lo assicuri con il tuo lucchetto, prendi e te ne vai, e la sera, quando torni da lavorare, riprendi con lo stesso sistema, ripresenti la tua tesserina, riprendi la bicicletta e torni a casa. È un servizio comodo, è un servizio semplice, ma riteniamo anche molto efficace, e soprattutto è un servizio che non c'era.